Allora, io vorrei cominciare con una domanda per Giulio e per Giorgio. Vorrei che approfondiste il concetto di affetti illegali, perché mi sembra insomma un tema molto, molto importante nel film, no? E... Sì. Sì, sì, il punto di partenza è stato ovviamente un'esperienza personale vissuta da me. E l'aspetto che più mi incuriosiva era proprio la mancanza di diritti di queste figure che un po' malamente vengono chiamate matrigni, che suona un po' male, era raccontare invece la mancanza di diritti nei confronti di queste figure che in un'ipotetica separazione scoprono di non avere alcun tipo di tutela giuridica, ma soprattutto sentimentale. Cioè. Ovviamente concordo con Giorgio, ambedue viviamo un rapporto d'amore padre-figlio che non è quello strettamente anagrafico o strettamente sanguigno o di DNA. Sono due persone che si scelgono per amore, perché si piacciono, diciamo, e perché decidono che quello è il loro rapporto di padre e di figlio. Il film è stato molto duro perché abbiamo girato in inverno, c'erano pure delle forti piogge. Un giorno mi sono ricordato che mi ha detto una cosa. Bravo. E a me mi ha detto che tu non ti devi montare la testa. E io l'ho capito benissimo. Devo essere sincero, cioè a me la sceneggiatura quando l'ho letta mi è piaciuto molto, cioè questo rapporto con padre e figlio, insomma, è una cosa che manca perché oggi non c'è, in Italia manca questa cosa qua, perché, ripeto, siamo presi da questa routine, diciamo, di consumismo che ci porta a essere frenetici. Si tende sempre a pensare che i ragazzi, perché i giovani siano, come dire, inconsapevoli di tutto, vado al cinema solo per puro intrattenimento. Io vorrei spezzare questo luogo comune, non è vero, i ragazzi oggi sono molto preparati e io trovo sempre delle orde di ragazzi che tu pensi non sappiano nulla di cinema, invece li trovo molto preparati e soprattutto molto esigenti. Volevo sapere, appunto, dato che questa cosa, diciamo, è illegale, non si può, no? Parlare appunto di questo rapporto paterno fuori legge con questo bambino. Pensi che un film come questo possa comunque aiutare per sensibilizzare, per far capire che comunque è un problema? Ma certo, magari, sì, me lo auguro, sarebbe bello. Quando si esce da una sala di un film che ti ha toccato e ne parli e ne discuti e se addirittura riesci a smuovere, non dico i legislatori, sarebbe forse pretendere troppo dal cinema, ma quantomeno le coscienze, senz'altro sarebbe bello, ecco.